senza barriere il Giardino dei Semplici ha portato sul palco della mostra d'Oltremare tanti ricordi, erano tante le persone che cantavano Miele e non solo. Abbiamo fatto un piccolo spaccato della nostra storia, e nostra storia che inizia il 74 come il proprio inizio del gruppo, dove si organizza questo gruppo appunto diventando il Giardino dei Semplici, e il primo 45 esce per il 75. Quindi siamo agli albori dei nostri 50 anni con questo disco nuovo che stiamo promozionando, che è Concept. Ci siamo un po' voluti divertire ritornando poi agli albori, ai primi anni quando si facevano i dischi in vinile. 20 brani che spaziano fra generi, argomenti, lingue e tante storie. E poi c'è un artwork importantissimo che ci è stato donato carinamente da un'eccellenza napoletana nel mondo, che è l'esposto del nostro grandissimo pittore e scultore, che ci ha creato questa copertina con un suo quadro. E portiamo in giro questo tour quest'estate, partiamo dal 13 giugno con il nostro concept tour 2023, e per poi approdare all'anno prossimo a questo cinquantennale che ci vedrà insieme per festeggiare un po' con tutti gli amici e tutti quelli che ci vogliono bene. La cosa più bella è vedere queste persone che combattono tutti i giorni, una battaglia che davvero è la battaglia della vita, quindi una battaglia veramente importante, e con la speranza che almeno di regalare quei 3 minuti di serenità, di spensieratezza, a noi è solo un onore, quindi siamo super felici di questa manifestazione, quindi grazie a tutti. Se hai gli occhi che hanno visto la sofferenza, conosci esattamente cosa significa sofferenza, conosci la sofferenza di accompagnare una persona che non sta bene, poi se è un figlio peggio che andare di notte, voglio dire, è una cosa straordinariamente toccante. E chiaramente le canzoni sono una formula vincente, sono pillole, per carità, pilloline, di meraviglia che puoi offrire e che possono dare quei 3 minuti di grande rivoluzione interiore.